Buongiorno a tutti e benvenuti alla
Sì, forte. Grazie. È un adoratore degli antichi dei. Per questo mi chiamo Martino, piccolo Marte, in onore del dio della guerra romano. Sono cresciuto diviso in due. Mia madre mi insegnava di nascosto le preghiere rivolte a Gesù. Mio padre mi insegnava l'arte del combattimento, dell'uso della spada e ad onorare l'impero romano e la sua gloria. Non sono un soldato normale, sono un circito, comandante che controlla i posti di guardia alle frontiere. Per questo il mio nome è famoso per tutto l'impero romano. Per via del mio compito lo giro continuamente. In Francia, in una notte buia e tempestosa, stava attraversando il villaggio dove la gente era intenta a... Ma non tutti avevano la possibilità di scaldarsi e di avere qualcosa da mangiare. Sono un povero. Sto vivendo di stinti e non ho riparo al coperto. È molto dura stare fuori e chiedere sempre la carità. Mi basterebbe anche solo un piccolo gesto di carità, anche solo un piccolo gesto di bontà da parte di qualcuno. Ma la gente è spesso egoista e non sempre è disposta ad aiutare chi ha bisogno. Il povero, dice la storia o la leggenda, chissà, era in realtà Gesù. Gesù Cristo, che apparve in sogno a Martino la notte seguente e gli disse di andare per il mondo
a convertire le genti alla fede cristiana. La leggenda che circonda la vita di San Martino dice che il fatto del taglio del mantello come atto di carità avvenne nel 338, mentre lui era di guarnigione ad Amiens in Francia, e dove nella Pasqua dell'anno successivo ricevette il battesimo. Martino rimase nell'esercito per circa 20 anni, durante i quali condusse una vita da umile, cercando di convertire alla fede cristiana i suoi commilitoni. A 40 anni, infine, decise di lasciare le armi e farsi monaco. Fu poi eletto vescovo di Tours, dove rimase per 26 anni. Fu attivo ed energico propagatore della fede e della giustizia, protettore soprattutto delle persone più deboli e dei contadini. Un giorno, sul finire dell'autunno del 397, Martino si sentì allo stremo delle forze e fu assalito dalla febbre. Comprendendo che si avvicinava la sua ultima ora, si fece distendere su di un letto di cenere e, come era usanza dagli asceti del tempo, attese la morte in preghiera. Martino morì l'8 novembre in pace con Dio e con gli uomini. Le esequie ebbero luogo l'11 novembre fra un immenso concorso di popolo venuto da ogni parte della terra di Francia. Tutti accompagnarono il vescovo fino al cimitero, dove fu deposto in una semplicissima tomba, come egli aveva chiesto. Hallelujah.
Agostino fu uno dei primi santi non martiri della storia della Chiesa. La festa di San Martino si celebra l'11 novembre di ogni anno in tante località di tutta l'Europa ed anche quest'anno noi a Ceregnano lo celebriamo tutti insieme e ringraziamo San Martino che ci ha fatto venire fuori il sole. Un applauso, complimenti.